Presidente, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria il territorio gioca un'altra partita dove lo sport non è solo attività fisica ma è anche inclusione. È soprattutto inclusione, nel senso che lo sport come attività fisica è sicuramente una funzione molto molto importante per il nostro fisico e per la nostra mente, però noi abbiamo voluto andare al di là del fisico e della mente del singolo sportivo per far sì che, per dare allo sport una funzione proprio di socializzazione, coloro che sono meno fortunati di noi possono inserirsi, possono vivere dei momenti di felicità come abbiamo sentito, possono vivere una crescita grazie allo sport. E noi abbiamo fatto proprio questo. Grazie a 6 progetti che avete sostenuto di diverse associazioni, si va dallo sci ai basket, insomma tantissimi sport, fino al rugby con le squadre delle Tre Rose. Certo, certo, ma non sono solo questi sei progetti sono una scelta della Fondazione che li ha esaminati e li ha ritenuti opportuni in questo filmato da inviare oggi nella giornata europea delle fondazioni, di inviarle all'ACRI, cioè l'Associazione delle Fondazioni. Ce ne sono tanti, tantissimi altri, questi forse sono i più significativi e a noi sono piaciuti molto, e in particolare quello che citava lei, quello delle Tre Rose, persone che arrivano da Lampedusa da 2-3 mesi, sono richiedenti asilo, è stata organizzata, e grazie a chi l'ha organizzata, una squadra di rugby che milita nel campionato di Serie C, e queste persone giocano a rugby e quindi hanno un'inclusione sociale notevole a pochi mesi dall'arrivo in Italia. Presidente, le giornate europee delle fondazioni, e possiamo dire che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria c'è. Ci mancherebbe altro, noi vogliamo esserci, ci siamo, abbiamo fatto il nostro filmato, l'abbiamo inviato all'ACRI, aspettiamo che l'ACRI ci dica qualcosa, se non ci dice niente pazienza, ma noi abbiamo voluto esserci.